Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo sempre nel giardino del convento dei frati minori cappuccini, la cella di Padre Pio proprio di fronte, e alle nostre spalle intravediamo la grande croce del complesso religioso di San Pio da Pietrelcina. Ecco, da qui c'erano tutte le persone che venivano a salutarlo, ecco, per una buona notte, una benedizione, quando vedevano nella cella che si intravedeva qualcosa, ecco, subito erano pronti a chiedere una benedizione. C'è un aneddoto che ci racconta direttamente padre Marcellino Iasenzaniro nel suo libro Profilo di un Santo, dove racconta che la preghiera è dovere. Sappiamo che Padre Pio ha sempre presentato come mezzo essenziale per salvarsi l'anima questa preghiera, la preghiera lunga, sostanziosa. In un'occasione ad una sua figlia spirituale ribadiva questo concetto, ma lei disse: padre, ma Sant'Alfonso ha detto che si danna chi non prega. E Padre Pio ribatté: chi prega poco si può paragonare a chi non prega. Chi prega poco si può paragonare a chi non prega. Un'altra volta precisò ancora meglio questo pensiero: chi prega molto si salva, chi prega poco si danna o va a rischio di dannarsi. Chi non prega non ha bisogno del diavolo che se lo porti, va all'inferno con le sue gambe. Ma Padre Pio ha anche sottolineato che la preghiera è un dovere che noi abbiamo da compiere nei confronti di Dio. Clementina Belloni attesta: un giorno, al termine di una mia confessione, avendo terminato così l'accusa dei peccati, Padre Pio mi disse con tono preoccupato: hai rubato. Clementina, sorpresa, negò in modo deciso, ma lui continuò: hai rubato. Non consacrando del tuo tempo al Signore, ieri hai mancato al dovere della preghiera, hai rubato.